Noi siamo liberi, perché? Perché viviamo sotto la grazia. Noi non siamo più schiavi della legge, siamo liberi perché Gesù Cristo ci ha liberato. Questo passare del sotto la legge a sotto la grazia è una rivoluzione che cambia in profondità il cuore dell'uomo. E noi siamo rivoluzionari. Un cristiano, se non è rivoluzionario in questo tempo, non è cristiano. Non si compra e non si vende. Quante persone tristi, senza speranza. Anche pensate a tanti giovani che, dopo sperimentare tante cose, non trovano senso alla vita. E la società, che è crudele, non ti può dare speranza. Noi non possiamo essere indifferenti. E l'annunzio dell'Evangelo è questo: con la mia parola, con la mia testimonianza, dire: io ho un padre, non siamo orfani. Ah, padre, adesso capisco, si tratta di convincere agli altri, di fare proseliti. No, niente di quello. Il Vangelo è come il seme, tu lo semina con la tua parola e con la tua testimonianza, e poi non fai la statistica di come è andato quello, ma lo fa Dio. La crescita la dà Lui. E anche noi non facciamo la raccolta, la farà un altro prete, un altro laico, un'altra laica, un altro lo farà. Ma la gioia di seminare con la testimonianza, perché con la parola sola non basta, è aria. Le parole non bastano. Ma il cristiano deve essere coraggioso, e davanti al problema, davanti a una crisi sociale, religiosa, deve avere il coraggio di andare avanti, fare le cose, dare testimonianza forte, avanti, sopportare, portare sulle spalle le cose che non si possono cambiare ancora. Voi dovete andare fuori. Io non capisco le comunità cristiane che sono chiuse in parrocchia. Nel Vangelo è bello quel brano che ci parla del pastore che, quando torna, se ne accorge che manca una e lascia le 99 e va a cercare una. Fratelli e sorelle, abbiamo una, ci mancano 99, dobbiamo uscire da loro. È più facile restare a casa con quella unica pecorella, pettinarla, carezzarla. Ma il Signore ci vuole pastori, non pettinatori, di pecorelle, pastori. Una lotta di tutti i giorni contro la tristezza, contro l'amarezza, contro il pessimismo, una lotta di tutti i giorni. Seminare non è facile, è più bello raccogliere, ma seminare non è facile. E questa è la lotta di tutti i giorni dei cristiani. Possiamo rifiutarci di andare in quei luoghi dove nessuno vuole andare per la paura di comprometterci e del giudizio altrui, e così negare a questi, ai nostri fratelli, l'annuncio della parola di Dio? La gratuità. Noi abbiamo ricevuto questa gratuità, questa grazia gratuitamente, dobbiamo darla gratuitamente. Avanti.